In una intervista al Corriere della Sera, J-Ax ha parlato dell'arrivo del nuovo anno, di suo figlio, ma anche di politica. E ha detto: vorrei per mio figlio un mondo senza guerra, senza inquinamento e anche senza Salvini. In men che non si dica, è scoppiata una vera e propria guerra social tra il leader della Lega e il rapper. Il ministro degli interni, che lo ricordiamo ha già distribuito ironici bacioni a cantanti come Salmo o Jamie Tights, rilancia per Ax e scrive a J-Ax doppio bacione. Questo il messaggio che ha mandato su Twitter Invisibilio i fan. Il rapper non ci sta così in replica, grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani, poi lo ripaga con la sua stessa moneta, bacini spalmati di crema al cioccolato.